Quali sono i principi fondamentali per la costruzione di una scienza aperta? Li aveva definiti Robert Merton, tra i fondatori della sociologia della scienza, in un celebre saggio del 1942 dedicato all'etica della scienza. I principi erano quattro: universalismo, condivisione, disinteresse, scetticismo organizzato. Quest'ultimo soprattutto è importante. Cosa vuol dire scetticismo organizzato? Vuol dire che la conoscenza deve essere messa alla prova sempre, alla prova dell'errore, del dubbio, del confronto. L'accesso aperto, soprattutto nei suoi formati più puri, il Diamond o il Green, quelli cioè che non prevedono barriere economiche tra chi scrive, chi legge e chi pubblica, è senz'altro una forma importante che contribuisce al diritto alla conoscenza, cioè alla libera disseminazione della ricerca scientifica. Cosa facciamo tutti noi per andare in direzione di questo diritto alla conoscenza? Chiediamocelo.